tematiche sono quelle di crescere e di crescere all'interno del nostro territorio, che è quello della Val di Fiemme, ma più in generale quello del Trentino. Quello che ci aspettiamo è di poter continuare a fare il nostro lavoro senza i vincoli delle quantità e dei volumi che ci hanno contraddistinto fino ad oggi, dandoci la possibilità di continuare a crescere come abbiamo fatto negli ultimi 108 anni e continuando a ribaltare tutte le nostre conoscenze e competenze su questa valle, creando posti di lavoro e creando posti di lavoro continui 365 giorni all'anno. Abbiamo innanzitutto non rotto questo legame fondamentale, questa connessione tra un'eccellenza della Val di Fiemme e la sua comunità. Abbiamo trovato una soluzione innovativa in termini di politiche pubbliche a supporto degli investimenti aziendali che ha messo al centro una valle, un'idea di manifattura che può benissimo stare nelle comunità dove è nata. Abbiamo costruito un patto costruito su un nuovo meccanismo di supporto agli investimenti che non prevede contributi ma operazioni di sistema che facilitano l'accesso in questo caso alle aree produttive, un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% dell'occupazione che aumenta in un'azienda di grande valore per un territorio, credo che sia un autentico successo di questo nuovo corso delle politiche industriali. E noi stimiamo che all'inizio dell'operazione avremo un aumento dei nostri collaboratori che può essere stimato in 20-25 persone, e poi però a regime andremo oltre le 40 persone di sicuro.